Amici di Radio Incontro Terni, bentornati a Dale Ferro e buonasera da Federico Trastulli e da parte dell'equipo miserable o lamentable, anzi, come definito, giusto Simone? Lamentable, desde Uruguay. Ecco, una parte ovviamente Simone Francioli, buonasera Simo. Buonasera a tutti. L'altra è Federico Camilli. Buonasera. Manca purtroppo all'appello il nostro prof Francesco Borri, che salutiamo. Ciao Franci. Un saluto al prof. Un saluto al prof impegnato in ambito lavorativo. Questa sera dobbiamo recuperare quanto non vi abbiamo raccontato in questi circa 10 giorni di assenza. La Ternana ha pareggiato 2 volte, ma che pareggi sono stati. C'è davvero tanta, tantissima carne al fuoco. E allora, tra pochissimo, dalle ferre. Perché far aspettare oltre i nostri 20 ascoltatori? Iniziamo subito ovviamente con l'argomento di cui tutti qui appunto a Radio Incontro, tutti i nostri aficionados vogliono, l'argomento di cui tutti vogliono sapere, l'argomento di cui tutti vogliono sentir parlare. Il fantacalcio di Dale Ferre. Allora, che cosa sta succedendo nel fantacalcio di Dale Ferre? Vi dico che abbiamo qui in studio la capolista. Grazie a tutti, un saluto. Rappresentata ovviamente da Federico Camilli, la cui squadra si chiama AS Simoniaci 666. Tra l'altro in onore del qui presente Simone. Se puoi spiegarci un attimo la genesi del nome. La genesi, senza scendere nel particolare fondamentale, esatto, che potrebbe essere anche una piccolissima violazione della privacy. No, assolutamente, non spiegherò certi dettagli, però diciamo che il nome è basato, deriva più che altro dalla figura qui presente anch'essa del mio vicino e condivisore di banco Simone Francioli, eccezionale, tristemente noto per la sua grande abilità nel sbagliare tutti i pronostici, e così con quel tocco di satanismo che non fa mai male ho deciso di chiamare la Benissimo. Mia squadra AS Simoniaci 666. Un'altra cosa, che sull'Inter spesso ci prendo. Sull'Inter spesso ci prendi, tra l'altro. Non, non ci ha mai preso, ecco, che io abbia memoria. Subito. Tra l'altro, qui devo gestire subito in cabina di regia il nostro volume dei microfoni, in quanto quello di Simone è palesemente depotenziato, a meno che Simone manualmente purtroppo avverto coloro che ci stanno ascoltando che non sono in condizioni brillantissime, meglio, dipende anche dalla sua potrebbero voce, esserci collassi in diretta, ma è palesemente un tentativo della regia di evitare che Simone faccia un qualche pronostico. No, io Simone lo voglio subito appunto sul punto, sul nocciolo della questione. Simone, come si chiama la tua squadra? Grande Spartak Juce. Benissimo, come mai? Che il conduttore adesso ci spiegherà, perché è una passione che condividiamo. Assolutamente, la passione nordcoreana. Assolutamente. Qui iniziamo e qui chiudiamo. Non so se gli appassionati di calcio lo sanno, ma Pyongyang, cioè lo stadio più grande del mondo, 150.000 posti di capienza. Esatto, e soprattutto la nazionale nordcoreana di calcio femminile under 17 si è laureata nello scorso weekend battendo in finale l'Australia, se non vado errato. L'Australia, esatto. Campione del mondo, perciò complimenti alla Corea del Nord under 17 femminile per la vittoria del mondiale. Simone, tu sei reduce da un batacazzo però nella giornata di fantacalcio, nell'ultima giornata di fantacalcio. Io ho il quarto punteggio complessivo su 10, purtroppo mi becco nel 70% dei casi il migliore di giornata. Mi ricordi qualcuno? 6-2 amoroso per il sottoscritto. Mi ricordi qualcuno con queste dichiarazioni statistiche? Ma chi ha il miglior punteggio invece? Beh, mi scavalchi in questa classifica speciale dopo quante? 6 giornate?
Federico è sopra di mezzo punto rispetto no, a due me. Punti e mezzo. Due punti, due e, punti mezzo. E mezzo. Benissimo, due punti nel e mezzo. Nel frattempo abbiamo perso già 5 ascoltatori su questa storia. Ovviamente la mia formazione, per chi mi conosce, sa della mia passione, si chiama Tottenham Traspers. Perciò mi sembra abbastanza ovvio, sono in terza posizione, quindi all'inseguimento della capolista che si fermerà prima o poi. Ancora imbattuto Federico? Vedremo. Vestito vedremo, tra l'altro vedremo. Anche di rosso passione questo scaramantico. Abbigliamento però con la maglietta sotto che non va proprio bene. Attenzione, bianco non lo raccontiamo. Lui, eh? Ecco, lo racconta subito Simone. Molto certo. Bene. Grazie Simone. Allora, come avrete intuito, tutto pur di non parlare di Ternana. Quelle partite che noi non abbiamo, come dire, coperto finora in trasmissione si sono rivelate essere le più esplosive, e mi limito per il momento a questo aggettivo che non ha ancora una connotazione qualitativa in sé, della stagione fino a questo punto. Andiamo con ordine. La Ternana è andata a Trapani e poi ha ricevuto il Cesena in due fondamentali scontri diretti. Direi che partiamo con delle considerazioni di carattere generale. Rispetto all'ultima volta in cui ci siamo aggiornati fra di noi, avete notato miglioramenti, peggioramenti? Cosa è cambiato in casa rossoverde? Allora, contro il Cesena possiamo dire che si è vista una Ternana in leggero miglioramento, soprattutto in fase offensiva, perché come speravamo da tanto tempo, come ci auspicavamo e come anche dichiaravamo più volte ai microfoni di Dale Fere, appunto, Carbone ha schierato Falletti dietro a due punte, e le due punte nella fattispecie sono Lagumine e Davenatti, e questo ha avuto subito un effetto sul gioco offensivo della Ternana, che è riuscita a rendersi più pericolosa, revitalizzante direi. Infatti, perché Lagumina sa muoversi, questo non lo scopriamo certo oggi o ieri, e peraltro, o quando ha giocato la Ternana contro il Cesena, e peraltro secondo me in queste due partite ha fatto vedere, errori a parte che vanno concessi a un ragazzo così giovane, la prima esperienza professionistica, che sta crescendo e che i numeri ce li ha, sembra tutt'altro giocatore rispetto appunto alla sua prima uscita, quella manciata di minuti se non vado errato contro lo Spezia. E la sua presenza tra l'altro è stata utilissima per lo stesso Avenatti, perché ha lasciato Avenatti libero di poter svariare su tutto il fronte senza dover per forza essere presenza costante in area di rigore, e ciò gli ha permesso di giocare meglio e di interpretare anche quel ruolo che gli si confà maggiormente, che è quello di rifinitore. Anche se dobbiamo dire che sia nella partita di Trapani che contro il Cesena Avenatti è andato in gol per ben due volte, realizzando due gol da attaccante vero, stando dentro l'area di rigore. Considerazioni quindi, sicuramente condivisibili e condivise dal sottoscritto. Ne voglio alcune di carattere generale su queste due partite anche da parte di Simone. Prima di andare con risultati e classifica, e dobbiamo recuperare due turni appunto da raccontare, quindi come vedete già la nostra scaletta consueta è andata un po' a farsi benedire tra virgolette, ma oggi ragazzi sarà un po' un flusso di coscienza fra noi tre, perché veramente tra un po' ci sarà da sedersi quasi in seduta psicoanalitica, psicoterapeutica. Io cerco di essere breve. La Ternana ha cambiato volto negli ultimi due match in un senso soprattutto. Bene offensivamente, tre gol realizzati tutti su azione, male difensivamente. Non che in precedenza la Ternana avesse difeso così bene, anzi, però mi era parsa più concentrata nell'interezza della partita. Invece, sia contro il Trapani che contro il Cesena, male in più frangenti, specie però nel finale, perché poi ne parleremo in seguito. Lì sono stati errori al di là dell'arbitro, per me i penalty c'erano entrambi, ma proprio di concetto e di posizionamento. E qui già, ecco, si sono desintonizzati tutti i nostri ascoltatori. Il discorso prego. Della furbizia e della concentrazione, una cosa che ha ribadito anche Carbone stamane. Ok. Io vorrei, se posso fare una puntualizzazione, ovvero vorrei dire che la Ternana contro il Cesena specialmente non ha difeso male, solo che come ha detto Simone in quest'ultima affermazione è mancata sotto l'aspetto della concentrazione e dell'approccio, non so, al finale di gara. Secondo me in alcune situazioni, quelle che poi analizzeremo, che sono state ai noi fatali ai termini del punteggio e dei punti portati a casa dai rossoverdi, non pagano soltanto, sì, in larga parte la deconcentrazione, quindi la mancanza appunto di
come dire, approccio di un certo tipo in determinati frangenti della partita, ma anche degli errori di più ampio respiro dal punto di vista tattico. Io mi intrometto un attimo prima di passare alla lettura dei risultati degli ultimi due turni, faccio il diavoletto di minciarelliana memoria, saluto a Massimo qualora fosse in ascolto e chiedo a Simone: la Ternana ha sicuramente, come avete affermato entrambi, creato di più in queste due partite, che erano anche due scontri diretti. Non sarà forse la caratura dell'avversario, da un lato, oltre all'innegabile progresso che si è registrato e che tutti abbiamo fatto notare, anche io scrivendo su Ternana News, non è magari anche stata un po' agevolata? Oppure rispetto alle prime uscite, quelle un po' più critiche da questo punto di vista, il livello, ecco, degli avversari Trapani Cesena, magari possiamo riferirci a uno Spezia, come possiamo le riferirci migliori ad un Pisa, magari il livello non è così, ecco, ampio lo scarto fra le varie formazioni, insomma. A livello offensivo le prestazioni migliori della Ternana sono arrivate contro il Trapani, che non a caso è ultimo, e il Latina, entrambe in trasferta contro formazioni che concedono molto in contropiede. Con il Cesena in realtà ok, abbiamo segnato e abbiamo creato un paio di occasioni, ma tre occasioni clamorose. A livello offensivo un passo indietro indubbiamente rispetto a Trapani, anche perché Cesena aveva la quarta miglior difesa del campionato e non si è visto, perché al mio modo di vedere hanno difeso malissimo a Terni. Malissimo, non lo so. Male. Secondo me la Ternana contro il Cesena in fase offensiva ha fatto una partita onesta, certamente non ha dominato il match. Se c'è una squadra che ha i punti meritava forse qualcosa di più, visti anche i due legni colpiti, riconosciuto anche dagli stessi protagonisti. Quindi in campo, questo pareggio, poi parleremo della dinamica di come è arrivato, però sulla carta è giusto. Quindi senza prendere in considerazione non fa ridare allo scandalo, no, infatti. Non concordo pienamente con Simone per quanto riguarda il passo indietro, anche perché diciamo che prendere come metro di paragone le prestazioni contro il Trapani e contro il Latina significherebbe falsare quantomeno, diciamo, il paragone stesso, per l'appunto, perché Trapani e Latina sappiamo che non abbiano due difese proprio ineccepibili, soprattutto quella del Trapani, che abbiamo visto in occasione del gol di Lagumina essere quantomeno allegra, E generalmente secondo me nonostante, ecco, la classifica deficitaria, il Cesena rispetto a queste altre avversarie che abbiamo nominato è indubbiamente più forte. Un'altra caratura, nonostante ricordi incredibili errori ed incertezze della difesa cesenate, quali lo scontro tra due difensori più o meno all'altezza del centrocampo che hanno concesso il contropiede alla Ternana, quindi gli errori li fanno anche loro, però certo è che l'organico è... Forse sei di biancorosso vestito e rimembri appunto questo scontro fra difensori, anzi fra giocatori della stessa squadra, perché sei ancora sintonizzato al secondo numero 30 a Stamford Bridge di ieri con il tuo Manchester United preso a pallonate dai Blues di Antonio Conte? No, lo ricordo perché è una cosa che mi ha fatto particolarmente gridare all'insicurezza della difesa cesenata. Torniamo seri, per quanto, ecco, poco ci confà questo aggettivo, ci si confà. Quindi passiamo alla lettura dei risultati degli ultimi due turni del campionato di Serie B. Dopo avrò qualcosa però da dire sulle osservazioni che abbiamo fatto tutti insieme in merito alla fase offensiva della Ternana. Progredita sì in fase di creazione, assolutamente no in fase di finalizzazione. Allora, come dicono quelli bravi, iniziamo dall'inizio, quindi giornata numero 9 del campionato di Serie B. Naturale, peraltro, come cosa. Cesena Spal 1-1, Ascoli Verona 1-4, Avellino 1, Spezia 0, Brescia Salernitana 1-1, Carpi 2, Latina 0, Entella 3, Benevento 2, Perugia Cittadella 2-0, Pisa Vicenza 0-1. Frosinone Bari 3-1, Provercelli Novara 2-1, Trapani Ternana 2-2, il posticipo della nona giornata. Passiamo poi alla decima giornata, iniziando con Cittadella Ascoli 0-1, passando poi per Bari Trapani 3-0, Benevento Perugia 0-0, Latina 1 Pisa 1, che Novara 1 Avellino, ragazzo, 0, Salernitana 1 Entella 1, Spal Carpi 3-1, Ternana Cesena 1-1. In memoria del prof questo, Una Cesena. Verona Provercelli 3-0, Vicenza Frosinone 1-1,
e basta. Siamo arrivati. E qui finisce. Stanno giocando questa sera due formazioni che aprono la undicesima mi giornata. Mi pare Spezia Cittadella. In sbaglio? Perfetto. Anticipo. Perfetto il sindaco Camilli. Allora, due piccole notazioni al volo che condivido con voi e poi passiamo ovviamente, perché dobbiamo parlarne, appunto all'analisi quanto più possibile asettica di tutti gli episodi arbitrali, perché tanto di questo dobbiamo parlare questa sera, che hanno costellato queste due giornate per la Ternana. Ma detto questo, faccio le mie due osservazioni, ovvero una, facendo sempre il guastafeste, ma forse è anche un po' troppo facile: se la Ternana avesse concluso il primo tempo sul punteggio di 3-0, la partita contro il Cesena sarebbe stata tutt'altra cosa, ovvero Legacy, se avesse finalizzato due clamorose occasioni con Lagumina prima e Venatti poi, da soli davanti ad Agazzi, clamorose entrambe, secondo me in particolare la seconda. Cesena che in un mondo ideale sarebbe stato comunque sul 3, un mondo ideale dove tutte le occasioni clamorose vengono realizzate, sarebbe stato comunque sul 3-1, vista la traversa appunto presa da Conè. Detto questo, questa è la mia prima osservazione. La seconda, sempre anche in questo caso un po' da guastafeste, direi che in Lega B devono riguardare un attimo come stilare i calendari e soprattutto come decidere chi far giocare in anticipo, in posticipo, eccetera eccetera, perché il Cesena è arrivato a Terni, oltre che con un viaggio di meno, tra l'altro un viaggio in aereo molto dispendioso, ma con non uno, non due, ben tre giorni di riposo in più, e questo per me è un, come dire, un errore davvero eclatante nello stilare un calendario, anzi ancora più grave perché stavo deciso a posteriori nell'appunto stabilire quali turni si sarebbero giocati in anticipo e quali in posticipo. Tre giorni di differenza secondo me sono tanti, soprattutto quando è coinvolto un viaggio di questo spessore alla vigilia peraltro di un turno infrasettimanale. Per me pasticcio, però nessun altro ha fatto notare, mi sembra, questa cosa, quindi evidentemente nessuno qui sta cercando alibi. Infatti gli alibi penso che li smonteremo tutti fra poco. Ma assolutamente, guarda, io mi trovo a concordare con te sul fatto che i calendari andrebbero rivisti, però purtroppo ormai i calendari, così come la gestione delle trasferte, diciamo, all'interno dello stesso turno, vedi quella della Ternana contro il Trapani e poi subito dopo contro il Cesena, sono asserviti al volere dei diritti televisivi. Pertanto la Lega deve sottostare a questa sorta di incudine che pende sulla propria testa. Potevano mandare qualche altra partita, non dico tanto il posticipo perché ci sta, è già successo, ma che addirittura, oltre, ricordiamo il viaggio, la distanza appunto coperta, ma che addirittura la squadra avversaria abbia giocato in anticipo, probabilmente mi sembra un po' una situazione estrema. Ma probabilmente c'è un criterio con il quale vengono scelte le partite da mandare nel Monday Night. Poi probabilmente io sarò già stato mandato, e giustamente aggiungo, a quel paese da tutti i nostri ascoltatori, ma che sta dicendo questo non è sicuramente l'argomento di cui parlare oggi. No, è vero, però secondo me è comunque qualcosa di cui fare menzione. Assolutamente sì, probabilmente noi non sappiamo i criteri con i quali, con le quali le partite vengono selezionate, però beh, uno era il derby, quindi gioco forza secondo me andavo in posticipo o in anticipo. L'altro era una situazione, uno scontro tra ultima e penultima della classe. Se ne vedono pochi in realtà. Vero. Di questi scontri di bassa classifica in posticipo, però tirano secondo me è una situazione che ci stava, ci poteva stare, anzi. Bravo ad aver preso la parola, perché ti avrei chiesto, ho visto le tue espressioni mentre esponevo il mio pensiero sulla mancanza di finalizzazione nel primo tempo contro il Cesena da parte dei rossoverdi, mi sembra di aver intuito che per te quelle tre occasioni non sono state eclatanti. No, no. Eclatanti sì, però io questi discorsi non li tengo mai in seria considerazione per l'effetto farfalla. Grazie. Scusatemi, io non riesco mai a questi discorsi 3-1 sul... No, perché se Lagumina, avesse segnato l'1-0, non è detto che la Ternana avrebbe chiuso il primo tempo sul 3-0, perché cambia tutto. Lagumina o Lagumina? È staccato, basta ricordarsi questo, lo dico anche a me stesso che qualche volta mi confondo. Lagumina, presumo. Molto bene. Bravissimo, però perché è staccato. Del tutto innaturale. Esatto, un po'... Anche noi ci sbagliamo, ecco, può succedere. No, però ecco, facevo il ragionamento. Gol di clamorosa gol dell'attaccante in studio tra parole sdrucciole e parole piane. Gol dell'attaccante siciliano al sesto minuto era
su assist splendido di Petriccioni, migliore in campo per la seconda giornata consecutiva. Esatto, altre due grandissime prove di Jacopo Petriccione, cresciuto tantissimo per me anche in fase di interdizione, che si accompagnano. Ha giocato benissimo contro il Cesena da questo punto di vista, ha giocato divinamente contro il Trapani, un assist molto bello per il primo gol di Avenatti e poi pallone recuperato da fondo campo, lancio verso Avenatti, Avenatti splendido assist, molto bene Felipe soprattutto contro il Trapani per Lagumina, il primo gol, anzi Lagumina, perdonate, contro il Trapani, però Petriccione è subentrato se non erro. Comunque ha realizzato un assist. Sì, 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 assolutamente. Ha recuperato quel pallone. A maggior ragione ha giocato bene, infatti, volevo dire. E quindi il punto era questo. E volevo aggiungere che le due prestazioni ottime di Petriccione si accompagnano ad altrettante prestazioni incolore, quantomeno, di Bacinovic, che sembra tuttora... Lo metto oggi io, 27enne, tra le altre cose. Auguri Armin, auguri Bacinovic. La metto io la punta di colore... Pessimo Bacinovic, difficilmente si avvicina al 5 in pagella. Io direi, allora, che con questo carbone... ritardo di condizione sarebbe meglio dare spazio a qualcun altro finché la situazione io, è questa. Se mi sembra evidente. Anticipo Simone, volevo dire. Finisco un attimo l'osservazione, vai, vai, perché è l'unica cosa davvero che voglio dire sull'argomento. L'ho visto perennemente, come nel resto delle occasioni, in ritardo di condizione, il che lo rende anche pigro in mezzo al campo e non te lo puoi permettere, soprattutto quando giochi contro formazioni come Trapani e Cesena che hanno degli incursori in mezzo al campo piuttosto veloci. E infatti ha rischiato il giallo contro il Cesena, l'ha preso contro il Trapani, perché? Perché i giocatori gli vanno via e li strattona per la maglia. Beh, ma direi anche che... in sombrero. Mi pare di ricordare. Giocare ad handicap così la Ternana in questo momento non se lo può permettere. E direi che il fatto è che da quando ci siamo appunto sentiti l'ultima volta, le ferie sono stabilmente in zona retrocessione in questo momento. Io infatti aggiungo una cosa. Troppo duro? Ma no, sei stato giusto, anche perché Bacinovic in fase di interdizione, lo abbiamo visto particolarmente in queste due ultime partite, è stato pessimo, saltato a destra e sinistra. Cioè, Petriccione è straordinario anche in difesa con due tre tackle, penso, magistrali. Straordinario. Difendi bene anche per l'extra fortuna lavoro. Infatti è quello che volevo aggiungere, che la mancata interdizione di Bacinovic costringe Difendi e Petriccione, che sarebbero mezzali fluidificanti, quindi sì, dovrebbero fare la assolutamente fase di interdizione, sì, ma però soprattutto la fase di impostazione e inserimento, ad abbassarsi troppo e a dover chiudere ciò che non chiude lui, e questo fa sì che la Ternana in fase di transizione non sia abbastanza veloce. Tra l'altro Petriccione, evidente, continuiamo l'altro a ripetere, è fuori posizione. Perché continuiamo a ripeterlo? Perché magari Benny Carbone, che ha capito che Palumbo fuori posizione non può giocare, che Falletti fuori posizione non può giocare, capisce anche che Petriccione fuori posizione non può giocare. Infatti non ci siamo inventati nulla, abbiamo schierato l'unica combinazione, l'unico assetto offensivo che andava messo in campo praticamente dalla prima giornata, assortimento delle due punte, Lagumina e Avenatti, Lagumina anzi, perdonatemi, non lo dirò mai bene, e Avenatti dietro Falletti, miglior trequartista della categoria, si potrebbe imporre anche in Serie A, dove c'è chi insiste con il 4-3-1-2 e continua a prendere sberle a destra e a manca, parlo di diverse formazioni a fondo classifica, almeno un paio appunto nella massima serie, e quindi non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, questo è il punto. E non ci voleva me nemmeno un genio per farlo. Carbone, bravo e onesto a tornare sui suoi passi, però mi ricollego sempre a Bacinovic per fargli ancora una volta gli auguri di compleanno, ma tanto voglio dire, giocatore così esperto e così forte avrà la scorzatura, non gli interesserà sicuramente quello che dico io. Secondo me non si possono sommare handicap a handicap in una situazione come questa, tra l'altro in un momento delicatissimo psicologicamente per la Ternana, visto quanto, e adesso finalmente ne parliamo perché starete aspettando, successo negli ultimi due turni. Scusate, sono andato un po' a fiume, Federico ha provato a intervenire diverse volte ma non ha mai preso. Tra l'altro argomento, se posso, di cui si è parlato stamattina, Carbone ci ha ricordato che noi dicevamo appunto di Petriccione, anche Alvini insomma lo ha confermato perché lo ha avuto nel primo anno da professionista, quindi ha detto: ragazzi, ma voi dicevate che poteva giocare solo da playmaker, ma avete visto come gioca da mezzala? E ha citato le ultime due gare, che è corretto, però resta il fatto che Petriccione, non lo diciamo noi, lo diciamo chi l'ha avuto a Firenze e chi l'ha avuto lo a dice Pistoia, la sua carriera lo forse, dice la carriera. Forse è un po' ingeneroso dire quello che ho detto io prima, quindi mea culpa se è ingeneroso dire che è fuori ruolo, però sicuramente non gioca nella posizione ideale. Però Carbone, questo è un argomento che ha già affrontato, per il momento non si schiola da questa posizione, quindi è una sua convinzione legittimissima, e non vorrei che
ci dovessimo ritrovare fra 3 o 4 giornate a dover spostare pure la pedina di Petriccione, mentre nel frattempo sono passate altre partite, altri treni e altri punti. Io non voglio assolutamente... Non che questa sia la panacea di tutti i mali della Ternana, figuriamoci, si io parla tanto per parlare. Noi solo assolutamente contestare le parole di Carbone, però cito il primo caso che mi viene in mente per argomentare la mia tesi. Banega, trequartista con caratteristiche atipiche, quello che vuoi. Parliamo di Inter invece. No, non parliamo di Inter, che è meglio. Banega, Silva, trequartista con caratteristiche Marco atipiche Silva, nuovo e tutto quello tecnico. Che volete. Si è adattato a giocare anche a regista difensivo, praticamente. Si dice in Argentina è il 5. È il volante. Petriccione sicuramente non è Banega, però è un giocatore talentuoso e ha saputo adattarsi anche nella posizione di mezzala, benissimo, sebbene benissimo. Non sia quello il suo ruolo benissimo. Naturale, perché lo abbiamo visto nella partita contro il Pordenone, dove già avevamo iniziato a intravedere in Petriccione delle determinate qualità che si stanno rivelando corrette, cioè che si stanno rivelando tali più che altro. Lui rende al meglio nel ruolo di mediano, ma Carbone non deve puntualizzare questa cosa, perché non deve convincere noi. Lui lo dovrebbe schierare nel ruolo che è più congeniale al giocatore per ottenere i risultati migliori. Se Petriccione riesce a rendere da mezzala, ma il suo ruolo naturale è un altro, probabilmente nel suo ruolo naturale renderebbe più che da mezzala. Quindi io poi il discorso l'ho iniziato non solo perché dall'inizio siamo andati in onda che non era più era Panucci, perdonate la ripetizione a distanza ravvicinata, ma era appena, per metterci un altro era, finita appunto, poc'anzi terminata. Noi da quel momento crediamo in Petriccione, dai primi racconti di un entusiasta Simone Francioli, Rocca Porena, che straordinario di ritorno da Rocca Porena, già in quel di Norcia, vicino Norcia, che si è visto subito che il ragazzo è sveglio, che neanche della Transiberiana aveva mai parlato in maniera così entusiastica. Impressionante. A parte scherzi, ed entusiasmante. Un ragazzo che ha visione di gioco, è sveglio di testa, nel senso che vede le cose con molto anticipo rispetto a molti compagni di squadra, non solo della Ternana, parlo in generale. Rispetto a molti giocatori di B. Esatto. Fatto che sia un 96 è impressionante. 95, Petriccione. E comunque godiamoci questo Petriccione per il momento. Io credo che sia un giocatore, uno dei pochi al momento imprescindibili nello starting 11 della Ternana. Però mi sono interrotto e quindi non ho terminato il discorso, così rimane sospeso e insensato, come peraltro anche la maggior parte dei discorsi che vado a completare, mentre qui delle avance veramente da riprendere sarebbero, e un pezzo di studio sta crollando apparentemente. Dicevo, non è un discorso fatto tanto per oppure soltanto analizzando un giocatore che ci piace molto. Secondo me sì, in questo momento in mezzo al campo in una mediana a 3 la prima opzione è un'armi in Bacinovic. Io non dico che non vale, è un giocatore probabilmente fra i primi 4-5 per tasso tecnico della rosa, e questo è fuori di discussione anche visto quello che appunto ha fatto nella sua carriera. Però se la prima opzione in mezzo al campo in questo momento non rende, bisognerebbe cambiare, e a quanto pare Carbone ci sta davvero pensando, vuoi un po' per fisiologico turnover, che però per quello che sappiamo noi, per quello che ci ha detto, a lui non piace tendenzialmente, o vuoi per altri motivi. Carbone domani potrebbe, anzi forse dovrebbe, è il leggerissimo vantaggio, scegliere Antonio Palumbo in mezzo al campo, che anche in questo caso verrebbe riportato in una posizione a lui più congeniale, anche se Palumbo ma comunque in non realtà sua. È più mezzala destra. Ha quindi fatto tutti i ruoli praticamente, quindi, in questo avvio di campionato, tutti, e li ha fatti tutti discretamente male, tra l'altro. Però io voglio dire, io ho parlato di un Bacinovic deludente esclusivamente legato a una condizione fisica che ancora non c'è, e mi sembra abbastanza lapalissiano. Detto questo, si vede che questo avvicendamento, qualora ci sarà, non è detto, ma c'è un ballottaggio, e secondo me è un po' più in vantaggio Palumbo da quello che abbiamo raccolto oggi. Secondo me è legato a questo, perché sennò a livello di tasso tecnico e di abitudine al ruolo, ovviamente Bacinovic la spunta sempre su Palumbo. Assolutamente. Spero sì, che il però, mio discorso, il mio cioè, discorso la mia di delusione Bacinovic sia chiara, anche perché per me, scusami se ti interrompo, la delusione su un giocatore si amplifica in maniera direttamente proporzionale alle aspettative che ci sono su un giocatore. Vedere Janssen al Tottenham, quindi
mi sembra abbastanza adeguato il paragone e la situazione. Tra l'altro questo è un discorso che noi facemmo già a metà agosto, all'arrivo di Bacinovic. Noi iniziamo ad ipotizzare, forse lo sloveno andrà ad intaccare un attimo il percorso rosso-verde di Petriccione. Così parzialmente è stato, perché comunque lui è costretto a giocare in un ruolo... Ci sembra un'operazione effettivamente non in linea con il progetto tecnico, come nulla è stato appunto in linea con il progetto tecnico poc'anzi iniziato, brevissimo appunto, gestazione praticamente fulminea e terminato immediatamente. Assolutamente sì. Poi no, Bacinovic non è stato l'unico problema. Vero. Anzi, forse qui iniziamo a parlare più di scelte tecniche. Non so se Federico vuol parlarne subito o ci sono altri argomenti da introdurre. L'ammonizione di Germoni, la seconda, l'espulsione. Poteva essere evitato tutto ciò? Assolutamente, assolutamente sì. Sì. Io penso che il 90% dello stadio stesse aspettando il cambio. E un saluto, non so se sono in studio o se sono già in viaggio verso Avellino, un saluto in caso a Luca Giovannetti. Penso che se non ve ne siete resi conto voi da soli, avete sicuramente visto Luca proteso. Io posso assicurare che dentro mi è arrivato al campo, un urlo da 120 decibel. Praticamente. Perché? Allora, lui, spieghiamo. Che tra l'altro è conoscitore di calcio molto migliore di noi, stava dicendo a Carbone quello che in quella situazione, in quel momento, era veramente la cosa più ovvia del mondo. Germoni in difficoltà. Non solo per l'ammonizione. Contro un avversario forte appena entrato, come appunto il buon Camillo Ciano. Camillo Ciano. Gran sinistro. Sir Camillo Ciano, noi abbiamo Sir Federico Camilli. Tra l'altro, invece. Ciano l'anno scorso accostato da qualche strano personaggio alla Vernana e poi nella seconda metà non mi ricordo esattamente chi fu, ha fatto 10 gol ma non lo so nemmeno io. Qualche mendicante Ciano, generalista Ciano rotto, sì, in larga parte era, appunto prima parte della stagione era rotto, rientrò e fece 7 gol mi pare nella seconda gol, metà tra della l'altro stagione. Pesanti. E era accostata la Ternana. Vabbè. Ciano comunque è entrato detto in campo questo, nel secondo campo, tempo più. Fase allora, difensiva della Ternana non in tilt ma in difficoltà. Io tra l'altro ho fatto mea culpa già pubblicamente. Ho detto in presa diretta in tra l'altro collegamento di Radio Cronaca qui a Radio Incontro. Vi ricordo che noi dallo stadio, quando la Ternana gioca in casa, facciamo i collegamenti di Radio Cronaca, perciò ovviamente dei piccoli spezzoni, e ho detto in presa diretta subito beccando l'espulsione, beh qui mi è sembrata veramente eccessiva. Perché? Perché non avevo visto proprio in maniera, come dire, adeguata il movimento di Ciano ad andare via. Pensavo fosse più un intervento in anticipo ma a giocatore completamente ancora girato di Germoni. B, non ho visto esattamente l'intensità, anzi mi è parso appunto un contrasto abbastanza innocuo da parte del terzino scuola Lazio, tanto che appunto non mi sembrava neanche a Battista volesse andare ad ammonirlo per la seconda volta, e questa è un'impressione penso che abbiamo avuto sia io che te. Detto questo, a domanda specifica nel post partita da Damiano Zanon, la risposta in perfetto dialetto centro italiano è stato: la stecca si è sentita fino in centro. Quindi il secondo, quindi tra l'altro il secondo giallo c'era. Germoni ha anche allontanato il pallone dopo il fallo. E ecco, quindi non vorrei che quello sia stato l'elemento che abbia convinto sicuramente a Battista, ha parlato con il guardaline. Io rimango appunto della mia opinione in presa diretta, ovvero che in un primissimo momento, subito dopo il fischio, a Battista non volesse ammonirlo. E questa è l'impressione che mi ha dato appunto il suo approccio nell'avvicinarsi verso il giocatore. Dopodiché, io sono un tifoso da poltrona, quindi non ho visto cambia. L'arbitro, però so per certo che il fallo ci fosse, fallo che fosse c'era. Anche scomposto, esatto. E che Germoni ha allontanato il pallone. E allora una torniamo somma di sciocchezze. Torniamo a bomba. In quell'occasione c'era stato l'inserimento di Di Noia, che era una delle soluzioni che noi potevamo aspettarci prima. Appunto al posto di Germoni sulla fascia sinistra, poteva entrare Sir Nicola, c'erano della Giovanna, poteva entrare della Giovanna, minuti, Flavioni, la rivelazione del campionato di Serie B, convocato peraltro domani per Avellino, attenzione, e che andrà in tribuna, te lo dico io. Grazie Simone, veramente si vede il lavoro al campo, si vede proprio in questi dettagli. Bene, detto questo, appunto stupidaggini a parte, il cambio appunto di Di Noia è stato probabilmente il primo dei due
grossi e grossolani errori di carbone. Tra questi andrà ad inserire anche l'inserimento, perdonatemi ma stasera il mio vocabolario non è particolarmente ampio, di Surraco. Inspiegabile per Falletti, anche per me, su due cambi, perché mi pare ne abbia fatti due, se non vado errato. Carbone ha fatto due errori, peraltro. Quello siamo che... d'accordo, no? No, i cambi sono tre. Però qual comunque, è il terzo? Comunque Carbone... il Valiant al posto di un Masi che era distrutto. Giusto, sì, vabbè. Comunque Carbone ne ha sbagliati due, secondo noi, e mi sembra che sia appunto la posizione comune. Con una, cioè, Ternana, perché, con una Ternana che aveva abbassato così tanto il baricentro, ecco, io lo dico per l'ultima volta perché già me l'avete sentito dire diverse volte. È un cambio che io farei a FIFA, dove allena il Liverpool ormai da diverse stagioni, avendo ancora Raheem Sterling, ripreso dal Manchester City, velocità 95. Se io al 90, il trust si è scaldato, attenzione, no, se io al 90esimo e recupero, ho bisogno di qualcuno che mi porta sul pallone, ma quella evidentemente in inferiorità numerica non era la situazione. Mi direte, allora, mi dirà schiacciato qualcuno, grazie al cavolo che eri schiacciato, eri in inferiorità numerica, è appunto vero, ma l'inferiorità numerica, visto che il Cesena stava lanciando palloni su palloni in aria, era già in superiorità numerica, ti stava già schiacciando, non avevi chance di ripartire. Surraco magari è andata male in altri contesti, va avanti, fa un contropiede e ti fa il gol della vittoria. E oltre all'inserimento di Surraco, perché non mettere un centrale che sia difensivo, che sia appunto di centrocampo? Ma si poteva mettere pure un altro centrocampista, magari, perché dava dinamismo alla squadra. E a precisa domanda, poteva difendere. Carbone è stato veramente stringato rispondendo. Piuttosto vago, diciamo. Rispondendo, io l'ho vista così. Benissimo. Evidentemente sì, qua il sindaco appunto conferma, ma perché levare Falletti, che era l'uomo che poteva portarti su qualche pallone? Per me è sempre eventualità molto improbabile, visto che era in inferiorità numerica, ma allora perché mettere su Graco? Perché? Perché, Simo, perché? Perché io credo nella sua mente avesse in mente di avere a disposizione almeno un paio di contropiedi e sfruttare la sua velocità, ma non era quello il contesto. Ma non era quello il contesto. Non poteva essere anche quello. Anche perché vincevamo. E per non me, voglio levare nulla su Graco, ma per me rimane comunque più efficace un Falletti al 90esimo di un Surraco che in una situazione del genere, anche perché Falletti è più abituato a spostarsi su vari fronti rispetto a Surraco, che invece è un giocatore che tendenzialmente parte da una posizione, destra o sinistra, solitamente destra che sia. Quindi questa è la mia considerazione. Detto ciò, io ripeto che avrei fatto catenaccio puro in quel contesto, sono sincero. Contini o Della Giovanna? Anche perché non avevi scelta. Non avevi scelta. Quella era il motivo della partita. E ormai, alla fine, adesso parliamo finalmente degli episodi arbitrali. E come avrete capito, come appunto risentirete anche nell'occasione appunto in cui eventuale, perché ancora non lo so sinceramente se i mezzi della radio ce lo consentono, l'occasione in cui voi poteste riascoltarci in streaming domani su Ternana News, oppure quando vi pare su Ternana News si apre il solito loop temporale, non siamo assolutamente da questo punto di vista una trasmissione mainstream, perché quello che diremo adesso ci farà perdere un sacco di seguito probabilmente, ma noi giornalisticamente cerchiamo di analizzare quello che è successo. Ho capito. Tra l'altro anche io ho maturato posizioni parzialmente diverse, perché per me il rigore di Trapani continua a essere quantomeno ingeneroso nei confronti della Ternana, ma di questo ne parliamo. Le nostre posizioni su quello che è successo contro il Cesena e su quello che è successo contro il Trapani, diciamo che non sono appunto tra quelle che vanno più in voga in questo momento, anzi qualcuno le etichetta pure come malafede, come dire rimare per forza contro la Ternana. Per me no, atteggiamento costruttivo invece è quello che cerca di individuare in che cosa ha sbagliato la formazione rossoverde per evitare che si ripetano determinate situazioni in futuro. Il fallo di Meccariello su Djuric nel finale di partita contro il Cesena è vero, probabilmente non c'è, ma il braccio intorno all'uomo c'è tutto, che poi lui 1,98 m, 100 kg eccetera, e vada giù come andava giù Rey Mysterio quando Big Show lo prendeva, e appunto, ma che poi braccio teso a centro ring eccetera eccetera, è un altro paio di maniche. Ma il punto è, perché sei arrivato a quella situazione?
ma per che il fallo non ci sia poi è una questione, è un fatto opinabile, e perché e la, esatto, l'intensità del contatto, perché poi non è chiarissimo nel post partita, tutti noi giornalisti o presunti tali, io non lo sono, ci siamo ritrovati appunto a vedere questo episodio. Io non, ancora non mi è chiaro, neanche dai video che circolano in giro, non mi è chiaro, perché il braccio si vede, lui va giù subito, va bene, tutto quanto, ma non è chiaro, andrebbe quantomeno rallentato, andrebbe visto da altre prospettive, non è chiaro, però non è neanche inesistente, ad esempio. Non come, è un fischio scandaloso, come rigore, no. Come rigore di invece Maresca in Ternana-Perugia, nel quale è stato appurato che non c'è stato alcun contatto fra Masi e Ardemagni, e lì ci ha ingannato anche a noi in presa diretta, te presa lo ricordi? Diretta, presa sì, diretta sì. Che avevamo appunto una parte di Masi coperta da Ardemagni, tra, ecco, diciamo tra noi la tribuna stampa e il difensore rossoverde, quindi non abbiamo visto se c'è stato contatto o meno, abbiamo visto un tentato intervento, lui che è andato giù, abbiamo detto sì è rigore, dopo abbiamo visto il replay, abbiamo visto che non c'è contatto e quindi quello non è rigore. Quel contatto c'è all'inizio, che poi sia leggerissimo e che siano sport di contatto, come ha detto giustamente Biagio. A me Biagio è piaciuto tantissimo nel post, allora, è piaciuto tantissimo in partita contro il Cesena, ha giocato una partita maiuscola, veramente una maturazione pazzesca per questo giocatore, se riesce ad attenersi su questo standard qualitativo insuperabile. Soprattutto secondo me si vede la differenza abissale fra la prima e la centesima in rossoverde, ovvero quella contro il Cesena. Capitano e onesto intellettualmente, perché ha detto il contatto c'è, e poi ha avuto anche, mettendoci la faccia da capitano vero, appunto la faccia, la presenza di prendere una posizione, in questo caso contro l'arbitro, che poi era piuttosto diffusa fra i giocatori, ma non tanto per gli episodi, ovvero per quelli che alla fine hanno penalizzato la Ternana, perché anche da loro è stato ammesso un contatto c'è, anche se il rigore è generoso, però un contatto c'è, e il rosso a Germoni c'è, perché il secondo fallo c'è. Cos'è che non ha convinto? Non ha convinto, e ancora continua a non convincere, anche perché le immagini a disposizione purtroppo sono poche. Il giallo a Perticone, in una situazione in cui probabilmente era fallo da ultimo uomo, che non esiste più, ricordiamolo, esiste la chiara occasione da gol, cosa che io ho ribadito, ora non faccio il nome a un membro dello staff tecnico con cui mi sono confrontato a lungo sulla Zanon, però nel post partita ci ha detto chiara occasione da gol, se l'uomo è per Zanon da solo davanti al portiere è a 10 metri, non era, è a 30 metri, quella no, per me non è mai non chiara è chiara occasione da gol, anche perché aveva due giocatori del Zanon dice quella è chiara occasione da gol anche a 30 metri con i due esterni in rientro, per lui me non no. Era per me sì, no. Rientro però non allineati, quindi ultimo uomo in velocità erano, però ultimo ragazzi. Uomo Fede non vale. Vale la chiara occasione da gol, siamo sempre lì. Non è assolutamente un fallo da rosso quello. Se è fallo da rosso quello, le partite finiscono se tutte. Se c'è un fallo su cui recriminare, giustamente, è quello su Avenatti, su quale poi si è sviluppata episodio, l'azione del rigore. Su quello ci siamo. Perfetto, quello era fallo. Però sì, ma mi sta bene che gli errori arbitrali si sommino. Io continuo a ripetere che la Ternana avrebbe dovuto chiuderla. Esatto. Da quello che dice il Simone, primo grave errore è stato quello di Avenatti, che non abbiamo citato a lungo prima quando hai parlato di sì. Lagumi. Lì occasione. 2-0, fine primo tempo. Allora ti segue. Quello è un gol che uccide la partita. Esatto. Quello in contropiede in cui Avenatti ha concluso in di sinistro. Poi si sono scontrati in maniera banale due centrali del quello, Cesena. Quello in campo che aperto, prima esatto. Io. Con la Gumina, mamma mia ragazzi, che fatica che ha servito tra l'altro splendidamente Avenatti in 2 contro 2, quindi sta crescendo questo ragazzo che ha fatto molto bene anche a Trapani. E lì Felipe ha avuto fretta di calciare e tra l'altro a Trapani abbiamo visto le stesse identiche cose che con il Cesena, perché abbiamo subito il pareggio all'ultimo minuto, situazione arbitrale anche in quel caso opinabile per quanto riguarda il rigore, però con la Ternana che precedentemente già sul risultato favorevole si era mangiata fior di gol. Adesso fior fior di gol per me se li ha mangiati contro il Cesena e non contro il Trapani. Qua ricominciamo, c'erano delle situazioni in contropiede in cui in particolare Falletti due volte avrebbe potuto gestire molto meglio il possesso della palla, e in particolare in una situazione in cui servendo Lagumina il giocatore siciliano si sarebbe trovato da solo davanti al portiere del Trapani. Detto questo, abbiamo già riavvolto appunto il nostro nastro a Trapani, adesso ricominciamo a litigare, no vi prego, però rigore che
abbiamo appurato, da regolamento c'è, chiarissimo, chiarissimo, chiaro, chiarissimo, da regolamento, non da Simone Di Gennaro Fonseca. Esce a bomba totale sull'attaccante. Allora, le persone, io sento su Balasha, poi va Pertovic dal rigore e segna all'ultimo minuto, quindi altri due punti che sfumano. Ragazzi, quello che ho continuato a sostenere io, ma è stato già abbondantemente, come dire, tra virgolette smontato con dallo stesso carbone, con argomentazioni peraltro anche solide, è che non è prassi fischiare un rigore del genere, in particolare all'ultimo minuto, ma la prassi lascia il tempo che trova, soprattutto quando ci mettiamo a tavolino a dare un giudizio, a valutare asetticamente la scelta dell'arbitro. La scelta dell'arbitro, prassi o non prassi, è corretta? Mi fa malissimo dirlo, perché voi poi, tra l'altro, abbiamo continuato a parlare fra di noi fino all'una inoltrata quella sera, e io sono andato a letto molto più tardi. Fa malissimo dirlo, ma l'arbitro ha preso una decisione giusta da regolamento, che poi io non la condivida, cioè avrei, come dire, avallato anche il non fischio, ci sta, però per voi invece quello è un rigore 100% tutta la vita, sempre comunque. Ma assolutamente no, io non l'avrei dato tutta la vita quel rigore, io te l'ho detto, per me si poteva dare e non dare, però non era un rigore sbagliato. Oh, che tra l'altro è la mia, è una corrente di pensiero, tra virgolette, interpretata anche da un ex portiere come Marchegiani De Grandis, in quel post partita che abbiamo riportato su Terlana News, ha fatto più discutere che appunto favorire il chiarimento. Ma come dire, detto questo, è una situazione difficile. C'è stata, ve l'ho riportata anche, stavo guardando un po' di Europa League giovedì sera, una situazione identica sul portiere dello Schalke 04 in Krasnodar Schalke, stesso tipo di fallo, non sul portiere, perdonatemi, del portiere dello Schalke, e niente rigore fischiato. Il che fra me e me, il mio lato di tifoso un po' si è indurito. Il mio lato giornalistico, o comunque di quel che facciamo noi, Inchiesta Sportiva, quello che vi pare, si è incuriosito, perché porca miseria, ma vedi, neanche qui l'hanno dato. Allora non è che ci stiamo inventando i mostri per giustificare anche, per forza, una posizione. Anche ieri in Atalanta-Inter è stato dato un fallo sul portiere ad Icardi con Berisha che era in uscita, e Icardi non aveva fatto assolutamente niente. Identico, identico a quello di Avenatti su Agazzi contro il Cesena. Lì si parla più che altro di interpretazione, per questo che ti dico che il rigore contro il Trapani si poteva dare e non dare. Certamente, leggendo il regolamento, Simone lo ha fatto. Da regolamento è corretto. È corretto. Per quanto male, vi giuro, è una coltellata faccia. Di conseguenza, noi non dobbiamo interrogarci su se quello sia stato un errore grossolano o meno dell'arbitro, ma dobbiamo chiederci per quale motivo il portiere al 93esimo di una partita che devi vincere per forza, infatti, esca in quel modo. È un errore tecnico gravissimo. E questo è quello che in questo momento ci rende, tra virgolette, controcorrente. Di errore grossolano nessuno di noi ha parlato finora, relativamente alle direzioni arbitrali, che invece sono sotto veramente tiro di fuoco incrociato da ogni dove, qui a Terni, e basta vedere, basti pensare anzi alla contestazione contro Bodi, che era allo stadio, neanche lo sapevo, grande appunto fiuto della notizia. Sabato contestato in forma minore, comunque forma minore, ecco, sì, ma poche persone purtroppo allo stadio, ancora di meno immagino quelle che siano. 2891, secondo 98. Dato più basso, 98? Sì. Negli ultimi 5 anni peggio solo contro il Vicenza, l'anno scorso. Ragazzi, tolto questo, anche perché ho perso il filo del mio discorso, ma il termine errore grossolano finora non l'abbiamo utilizzato per le direzioni arbitrali. C'è un altro episodio che dobbiamo analizzare a questo proposito. Fuori gioco. Ma per il momento, relativamente ai due cambi di carbone contro il Cesena e all'uscita di Gennaro. Perché per quanto, ripeto, ci siamo stati veramente, alcuni di noi, a Simone non frega niente, poco bene per quell'uscita, cercando anche di giustificarla, di avallarla in qualche modo, gli ha fatto un errore e basta, ed è un peccato, e lo ripeto qui dopo averlo scritto in settimana, che un errore del genere arrivi dopo un intervento pazzesco appena 10 minuti prima su Citro, parata allucinante, e che va a sottolineare per me
il doppio volto di questo ragazzo, molto bravo fra i pali, o comunque tecnicamente dotato, insicuro, insicurissimo, e alla fine ci è uscita la frittata nelle uscite. Mi ricorda uscita, un po' uscita. Il Beniamino di Simone. A me ricorda il primo Brignoli, ve lo ricordate il Brignoli di Bari? Quarta sì. giornata del sì. primo campionato in Serie B della Ternana. Quindi, voglio dire, poi Di Gennaro è un giocatore già molto più affermato di quanto non fosse. Tra l'altro Brignoli, ricordiamo Meccariello contro lo Spezia, che si innervosì tantissimo con Di Gennaro per un'uscita simile. Dobbiamo accorciare, è vero, e abbiamo già avevamo già detto di come non abbia dato sicurezza finora al reparto difensivo, con anche quell'uscita appunto di palese e palesato nervosismo. Ultimo episodio arbitrale da analizzare. Oltre, peraltro, non abbiamo parlato più in generale della gestione di Abbattista, del controllo del match, dei cartellini, diversi falli del Cesena, molte recriminazioni da parte rossoverde, insomma non ci è piaciuto Abbattista. Però visto quello che ha combinato, per dirvi, Minelli in uno dei due anticipi del turno, quello che hanno combinato al Cittadella, cioè va tutto a ribadire, sottolineare, sottoscrivere e appunto contro sottoscrivere la nostra tesi di inizio anno. Semplicemente sono molto scarsi, nessuno gridi al complotto. Fin dall'anno scorso lo diciamo. Peraltro, questo. Ieri Fabio Maresca arbitrava in Polichievo, quindi ragazzi... Con scandalo gol non gol, tra l'altro, Chievo imbufalito. Gestito bene, nonostante nel weekend siano impazziti gli orologi in qualche situazione, ma in quel caso corretta la decisione. Un ottavo di pallone, beh, decisione, non ti suona l'orologio, però evidentemente sono in cinque di cui uno fuori dal campo, non gli suona neanche l'orologio, cioè io voglio dire, a quel punto torniamo alla terna arbitrale classica, l'errore è parte del gioco, vabbè, questa è una mia idea. Detto questo, la tecnologia, se ci deve essere, quantomeno funzioni, sacrosanta, voglio dire, nella palla canestra ha deciso fior di partite, nella palla a volo uguale, nel tennis uguale. No, detto questo, ultimo episodio da analizzare, il fuorigioco, non fuorigioco di Falletti, girava in quel di Trapani, sul gol del 3-1, girava un fotogramma, dopo abbiamo verificato, di pochi centesimi di secondo in anticipo su Facebook, che ha fatto gridare al fuorigioco, fuorigioco, fuorigioco. A quanto pare c'era un piede di Falletti, letteralmente, questo nel senso britannico della parola, quindi un'unità di misura di Falletti in là rispetto alla linea, e a quanto pare, chiamata difficilissima di per sé, anche questa giusta. Quindi, che cosa traiamo noi da queste due partite che hanno fatto malissimo al morale della Ternana, che adesso, e ce ne parla il nostro Simone, devono riscattarsi assolutamente domani al Partenio, e non sarà semplice, contro, e pensate che incrocio ci ha riservato il destino, Domenico Toscano alla prima d'avversario e subito a una partita che per lui potrebbe voler dire esonero, così come potrebbe voler dire sprofondo per chi delle due squadre dovesse perdere, che la Ternana avrebbe potuto portare a casa questi 6 punti. C'è stata sicuramente una congiuntura non positiva, ma non tutto, secondo me, non so se condividete, e poi passiamo in chiusura a parlare dell'Avellino in maniera molto veloce, si può gettare come colpa sugli arbitri, se si vuole, secondo me, essere onesti intellettualmente. Poi ognuno può avere il suo punto di vista, più o meno da tifoso, è sacrosanto essere tifosi. Noi, quando veniamo qui, ci spogliamo della nostra, chi è tifoso, della nostra veste appunto di supporter quanto più possibile, cerchiamo di analizzare in maniera asettica, e mi sembra che i fatti scientificamente analizzati siano questi. Quindi è giusta la morale che noi traiamo da queste due dolorose partite in cui la Ternana ha visto sfumare, anche se non soprattutto, direbbe qualcuno, per suoi demeriti, 4 punti che potevano essere importantissimi. Ma io è dal post partita di Trapani che lo dico e lo confermo, infatti io sono stato quello più difficile da convincere, infatti, da questo punto e lo confermo di vista. Dopo la partita di Cesena, la Ternana, se ha perso questi 6 punti, questi 4 punti, perché 2 ne ha presi su 6 disponibili, deve maggiormente a se stessa questa situazione, nel senso, dire, l'importante è che chi possa le proprie colpe, chi possa rimediare, cioè staff, allenatori e giocatori, si assuma le proprie responsabilità e analizzino anche quello che non è andato, esatto, da parte rossoverde, non solo quello che non è andato da parte arbitrale. Noi non stiamo cercando alibi, siamo convinti che non l'abbiano fatto neanche in casa Ternana, nonostante in questo senso le pressioni, comprensibili perché lo stato d'animo è quello che è, di buona parte della tifoseria.
Ma ragazzi, l'abbiamo visto, io torno sempre a citare l'Inter perché è esempio di quanto di più negativo stia succedendo nel calcio. La tifoseria deve rimanere fuori dalle questioni della squadra e non può influenzare in alcun modo quello che succede all'interno dello spogliatoio, e non deve influenzare in alcun modo quello che succede all'interno dello spogliatoio. Se l'allenatore utilizza scuse portate per lo più dalla tifoseria stessa, non è in grado di fare l'allenatore. E è questo un caso ipotetico, un periodo ipotetico, sottolineiamo. Assolutamente sì. Beh, no, era un discorso in generale, non riferito. Simone, d'accordo? Esprimi la tua posizione e dopodiché parlaci dell'Avellino di Domenico Toscano. Sempre 3-4-3? Assolutamente no, non sembra quantomeno. No, la mia posizione è che 4 punti persi causa Ternana. Causa molto drastico. Causa deconcentrazione finale, causa finalizzazione non tutt'altro che perfetta, scelte nei 20 metri finali ancora fallite. Giustificabile, ma per poche partite, perché sono passate 10. Si dice ingenuamente, un luogo comune che lascia il tempo che trova, che in Serie B si possa iniziare a fare il primo bilancio solo dopo 10 partite. Dovessimo farlo adesso, parleremo di Ternana in zona retrocessione con un attacco assolutamente anemico, ma sappiamo che c'è molto altro dietro a questi numeri, quindi ce lo risparmiamo. Assolutamente attacco sì. Attacco con alcuni interpreti giovani, perciò gli diamo ancora un po' di tempo. Magari di tempo ne guadagneremo con qualche risultato positivo, si spera. Qualora la Ternana continuasse a non vincere, di tempo veramente inizia a scarseggiare. Non vinca contro Avellino e Novara. Ecco, 6 punti sono l'importante, è non se non 4. Questo almeno ha detto il nostro tecnico stamane. La mia opinione l'ho esposta per me. Non vincere almeno una delle prossime due partite 4 significa sofferenza garantita da qui alla fine del girone d'andata. Come tra l'altro aveva, ragazzi, non per caso sta commentando la Champions League come pundit di Mediaset Premium, come non a caso aveva appunto pronosticato e preventivato Cristian Panucci, che bene o male, nel bene o nel male di calcio, cioè, io il mio ci discorso capisce. Chiedo scusa per averti interrotto. Il mio discorso è che fare 9 punti nelle prime 10 partite, quinto punteggio ti espone, negativo di sempre in B della Ternana, il peggiore dal 2012, da ti espone a rischio, significa che qualcosa non va. E non può essere focalizzato tutto sul discorso arbitrale. Assolutamente questo non, no. E questo non è solo nei confronti di Carbone, questo anche, esatto, parte dalla anche, società anche sempre perché comunque. Rischia di deviare l'attenzione. Ecco. Da dove invece andrebbe canalizzata? Mourinho ieri nella sconfitta, pur nella, passatemi il termine poco elegante, rosicata, perché veramente in cattiva fede lui contro un Conte in buonissima fede, anzi Stamford Bridge pessimo in quella situazione. Ottimi tifosi invece dello United di Federico Camilli, questo come sempre, tra l'altro, vero, questo, una delle tifoserie migliori in Inghilterra, anche del mondo per estensione, Federico, questo gli va riconosciuto. Però dov'è il genio di Mourinho? Fa quel gesto davanti alle telecamere, in questo momento tutto il mondo parla del gesto e non del fatto che il Manchester ha preso 4 pere dallo United, dal Chelsea, perdonatemi, perché per me il Manchester è il City, e dei problemi tecnico-tattici, anche perché Mourinho nel post-partita ha continuato a dire, vi ricorda un po' qualcuno, ma io me lo tengo, è andato tutto bene, abbiamo giocato partita fantastica, doveva finire 1-0, quando hanno fatto il 2-0 eravamo vicini all'1 pari, quando hanno fatto il 3-0 eravamo vicini al 2-1, quando hanno fatto il 4-0 stavamo per segnare il 3-1. Beh, non è vero, però adesso tutti parlano del gesto, capite dov'è il genio? Però parecchi tifosi United, attenzione, non solo criticano il gesto di Mourinho, perché lui ha dei precedenti quantomeno simili nella sua ultradecennale carriera vincente, ricordiamolo. All'Inter poche ne ha fatte. Ma sono un po' scafati. Su via. Dire che Mourinho venga a fare Mourinho, uno che ha esultato andando sotto la curva, insultando magazzinieri, facendo il gesto delle manette. Mourinho dia lezioni di stile e di contenimento a Conte, tra l'altro in buona fede, perché in quel momento ve l'ho raccontato, tra l'altro per aver semplicemente incitato il pubblico e i commentatori di Sky, per me tutti, anche Marianella, il mio preferito probabilmente in assoluto, però da questo punto di vista lui, fine conoscitore dell'ambiente britannico, inglese in particolare, prende delle cantonate pazzesche, dovrebbero iniziare a studiarsi un po' il tifo britannico, le tifoserie, i cori. In quel momento si sentiva unicamente il coro su George Best dei tifosi del Manchester United, famosissimo, non ve lo posso ripetere perché è pieno di parolacce e di persone che vanno a fare il bisogno appunto con il numero 7.
ubriacone, cioè da dire, perché questo difetto aveva, ma storico, storico calciatore inglese, esatto, storica icona britannica. Siamo oltre tempo massimo, ma veramente fuori con l'accuso. Raccontaci per favore questo Avellino, perché qui veramente siamo arrivati ad essere logorroici a livelli veramente derby calabrese tra coetanei nati ad agosto entrambi a distanza di 10 giorni e nati a 20 km di distanza. Pazzesche coincidenze. Sono ovviamente amici fuori dal campo. Toscano Carbone, prima da avversario per Toscano contro la Ternana, 108 presenze, ricordiamolo, terzo all time dietro Viciani e Tobia. Avellino che dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, modulo che utilizza da due gare, che ha dato buoni frutti contro lo Spezia, pessimi frutti a Novara. Toscano criticatissimo ancora dalla tifoseria dell'Avellino, non è mai nato l'amore tra le parti. Zero. Io ho forti dubbi che possa, come che dire, maturare. Esatto. Speriamo, ragazzi, davvero. 4-3-3, attenzione perché rientreranno dal primo minuto al 90% Verde sull'out destro, quindi ci sarà il confronto tra Verde e Di Noia, anche secondo Carbone uno dei confronti chiave della partita. Castaldo in mezzo e Soumaré dall'altro lato. Però un paio di questi giocatori almeno non impensieriscono minimamente Carbone, mi pare di aver intuito dalla conversazione. No, lui ha detto no, non sono preoccupato in alcun modo perché ho dei difensori fortissimi. Okay. Castaldo infatti di gol ne ha segnati pochi, quindi specie a noi, insomma, non ha segnato mai. Io mi ricordo una doppietta favolosa. Plurale tantum, clamoroso Simone Francioli che per estensione diventa tifoso rossoverde. Clamoroso, ho perso il filo, lo recupero. 4-3-3, quindi al centrocampo dovrebbe rientrare Omeonga, credo si dica così, chiedo Venia se sbaglio, e l'ex Crecco che dovrebbe andare da aggiustare da interno sinistro. Fuori Gavazzi purtroppo, grandissimo giocatore a Terni quantomeno, fuori 6 mesi se dopo non sbaglio. Dopo ad Avellino più sfortunato ancora a esatto livello di infortuni. E dietro un altro ex rossoverde, lui invece sì che fece molto bene, Gonzales, che dovrebbe giostrare da terzino destro. Per il resto Avellino, peggior attacco del torneo cadetto, appena 6 reti all'attivo. In difesa Malino, non una tipica squadra di Toscano, diciamo, sotto l'aspetto difensivo. E il problema di Toscano è che se domani fallisce, per fallire intendo una sconfitta, rischia seriamente l'esonero. Che è un esonero che in quella situazione, secondo me, visto che glielo promettono ormai da dopo aver firmato un tempo, triennale tra le altre esatto, cose. Da tempo in memoria, un esonero abbastanza automatico. Giocatore più pericoloso ovviamente è il rientrante Verde, 2 gol e 1 assist, vale a dire che è stato coinvolto nel 50% delle realizzazioni irpine. Vi raccontavamo dell'anticipo dell'undicesima giornata, stanno giocando Spezia e Cittadella e i veneti stanno riprendendo la loro marcia dopo un periodo sicuramente non positivo in cui sono molto calati. All'intervallo al picco è 1-0 appunto per i Granata, mentre domani si giocheranno le altre partite appunto di questo turno, partite che vedranno contrapposte, e sono tutte le altre 10 restanti appunto dell'undicesima giornata, Ascoli e Salernitana, Avellino e Ternana, Brescia Vicenza, Cesena Entella, Frosinone Spal, Novara Bari, Perugia Carpi, Pisa, Hellas Verona, Provercelli, Latina e Trapani. Benevento. E allora per questa sera è tutto, è stata sicuramente una puntata esplosiva in cui abbiamo toccato veramente tanti punti, tante cose di cui parlare. Ci aggiorneremo per la prossima settimana, visto che il 31 è appunto lunedì e che quindi potremo avere anche altre combinazioni personali come in radio. Il primo ovviamente non potremo andare in onda perché è festa, quindi ci aggiorniamo come al solito sulla nostra pagina Facebook ufficiale dalle ferie Radio Incontro Terni, nella quale vi stiamo anche fornendo in questo periodo tantissime notizie da terlananews.it. Vi annuncio già che la settimana successiva andremo in onda eccezionalmente di martedì, causa mia assenza il giorno prima in cui starò rientrando appunto dalla Gran Bretagna. Quindi per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi. La Ternana affronta domani l'Avellino al Partenio e poi importantissima partita anche quella sabato in casa contro il Novara, dopodiché ci sarà il secondo turno casalingo consecutivo in posticipo, questa volta lunedì 7 alle ore 20:30 contro il Benevento, una delle matricole terribili, una delle enfant terribili di questa Serie B. Grazie sindaco. Grazie a te, buonanotte. Grazie al nostro International Man of Mystery. Grazie a te, buonanotte. Ovviamente Federico Camilli, Simone Francioli, grazie anche da Federico Trastulli. L'appuntamento è a settimana prossima, sempre Radio Incontro Terni, sempre con Dalle Fere. Ciao.